Tesoro, dimmi da tu. Amore mio, ciao, come stai? Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Lucia e oggi andiamo a spacchettare insieme il calendario dell'avvento della Cosmity. Prima di parlarvi dell'azienda, voglio ringraziarvi per le numerose visual, per gli iscritti. Veramente grazie, commenti bellissimi, gente nuova che si affaccia nel mio canale. Grazie, grazie, grazie. Vi chiedo di continuare a supportarmi sempre iscrivendovi al canale, condividere i miei video se vi piacciono, like, commento, fatemi sapere cosa ne pensate, se sbaglio qualcosa correggetemi perché lo apprezzo tantissimo, veramente tanto perché non posso sapere tutto. Anzi, vi ringrazio perché metto sempre in primo piano quei commenti dove in pratica sbaglio così. Chi si affaccia nel mio canale per la prima volta vede che in quel punto ho sbagliato e voi avete corretto. Grazie, 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 veramente vi ringrazio. Parliamo adesso della Cosmity. Voi vi chiederete sicuramente: ma che cos'è, di cosa si tratta? Beh, nemmeno io lo sapevo fino a quando nella mia permanenza a Parigi sono andata a fare una colazione col mio adorato tè, ovviamente ho scelto un Early Grey, però di marca Cosmity. Io pensavo all'inizio che fosse un marchio da bar e vi dico che la varietà Early Grey, chi mi conosce, chi mi segue su Instagram, perché scelgo sempre quel tè per fare colazione, cominciare la giornata. La varietà Early Grey mi piace un sacco perché ha questo profumo fiorito di bergamotto, avvolto in questo tè nero, mi profuma veramente il palato. Mi è piaciuto tantissimo e certi aromi non sono riuscita a riconoscere in molti altri marchi, nemmeno la Mnesna ha questo aroma, ha un aroma sì buonissimo e accentuato, però non come quello della Cosmity. Insomma, ognuno ha una miscela diversa, ogni azienda crea una miscela diversa per le bustine da tè, per il suo tè. Quindi di cosa si tratta la Cusmi? La Cusmi nasce 150 anni fa, nel 1867, e sono veramente sconcertata. Tramite il web io ho fatto delle ricerche, sono andata proprio nel sito cusmity.com, sono andata proprio perché volevo acquistare dei prodotti se c'erano fonti, perché me ne ricordavo e il gusto mi è rimasto così penetrante dopo tanti anni che ho voluto riprenderlo. E cosa adatta per poter assaggiare altri profumi, altri aromi di tè è ovviamente il calendario dell'avvento, dove cioè, sicuramente troverò molti, molti prodotti, molti aromi diversi, molte bustine. Insieme in combo al calendario dell'avvento ho voluto acquistare un'edizione limitata dove il pack è bellissimo, raga, veramente molto, molto, molto natalizio. Si chiama Saverna, è veramente Sarevna, è veramente difficile pronunciarlo. Ha una confezione vestita a festa apposta perché è un'edizione limitata del Natale, dove in pratica è una base di tè nero con gli aromi tipici del Natale, come noce moscata, cannella, chiodi di garofano, frutti rossi, ciliegia. È veramente una squisitezza. Ho già assaggiato questo prodotto, non c'è bisogno nemmeno di zucchero, si può condire o con qualche goccia di limone o con il latte, perché molti vogliono assaggiare il tè con le gocce di latte e questo è perfetto. Io l'ho assaggiato pure con il latte, cosa che non faccio mai, sia con il limone che con il latte, sono perfetti in entrambi i casi. Poi ho voluto acquistare il tè che l'ho reso famoso in tutta Europa, non so se in tutto il mondo, però in tutta Europa so perché ha aperto 80 punti vendita in tutta Europa, in Gran Bretagna, ed è praticamente il Bouquet du Flair 108. Questo qui
tanto grato alla figlia degli zar. Quindi la profumazione di questo tè è sempre a base nero, di tè nero, con un bouquet fiorito fatto di bergamotto, ciclamino, viola, scorza d'arancia e frutta. Io veramente, quando l'ho assaggiato, ho detto: mamma mia, ma è un'esplosione di fiori, un prato, è veramente il profumo che nella tazza da tè, il profumo che emana è veramente inebriante, è fantastico davvero. Quindi questi prodotti sono solo acquistabili nel sito, però la storia è veramente molto particolare, perché ora vi sembrerà strano, perché voi leggerete Cusmite Paris e no, invece è originaria di San Pietroburgo, sì, russo. Ecco perché è stato tanto amato dagli zar nell'epoca antica. È stato fondato da Pavel Mikhailovich Kuzmikov, e raga, ho dovuto leggere perché i nomi russi non sono tanto brava, dove in pratica all'età di 14 anni già lavorava per un imprenditore di foglie di tè. Poi via col tempo ha voluto fondare lui stesso questa casa di tè. Ha avuto un sacco di successo, come abbiamo detto, per gli zar, per la famiglia, soprattutto per la moglie Alexandra, ma soprattutto la figlia Elisabeth era amante di questo bouquet de fleur 108, che l'ha reso veramente celebre in tutta la regione, in tutto il loro paese. Così ha cominciato ad esportare in Gran Bretagna, ma con la rivoluzione russa e con le nuove, diciamo, ristrettezze economiche, con i nuovi problemi, ha dovuto prendere, insomma, baracca e burattini e andarsene a Parigi a fondare nuovamente la Cusmiti, un'azienda dove far di nuovo rinascere gli albori del tè. So che alla Champs-Élysées c'è un punto vendita dove è veramente un bellissimo punto vendita, molto particolare, è proprio dedicato tutto al tè, ai prodotti associati al tè. E quindi sono rimasti lì fino ai tempi nostri, perché anche superando delle difficoltà come la seconda guerra mondiale, hanno subito anche loro delle crisi economiche, però dal 2002 fino ad oggi sta rinascendo con nuovi prodotti, con le antiche ricette soprattutto, perché era quello lì che l'ha reso famoso, e soprattutto inventandone delle altre. Nell'edizione del Natale si sono veramente sbizzarriti, nel sito ci sono molte cose, io ovviamente non potevo comprare tutto, però ho voluto optare proprio per il calendario dell'avvento. Nel sito troverete, oltre, come vi ho detto, codici sconto anche dei campioncini. Infatti a me mi è arrivato questo bellissimo campioncino che è profumatissimo tanto, ed è Lovely Glog. In pratica è un campioncino con spezie e frutti rossi, cioè fantastico. Dopo questa spiegazione, lo so, sono stata prolissa, volevo invece essere molto molto veloce, molto riduttiva, ma come sempre non lo sono, ma volevo raccontarvi questa storia. Quindi ora, bando alle chiacchiere, basta, andiamo a spacchettare il calendario dell'avvento della Cusmiti. Eccoci qui allo spacchettamento del calendario dell'avvento, è veramente una bellezza, mi dispiace pure aprirlo, è veramente molto grande, raga, eccolo, si apre così dal centro ed è veramente gigantesco, cioè questo è tutto il calendario, non c'entra nemmeno nell'inquadratura. Però cominciamo subito, perché sono curiosa di vedere cosa trovare. Ovviamente mi sono munita di iPhone per vedere se per caso non conosco qualche tè, perché ovviamente, cioè, essendo nuova, apriamo la casella numero 1. Wow, mamma mia come sono belle, sono proprio i campioncini che mi hanno inviato. Prince Vladimir, il principe Vladimir, ma si capisce, praticamente è un tè nero aromatizzato agli agrumi, vaniglia e spezie, cioè fantastico. Sono belli perché sono tutti imbustati, così non perdono il loro aroma.
Andiamo alla ricerca del numero 2, che qua io già sto perdendo le caselle, raga. Già le sto perdendo, wow. Troviamo un tè verde alla menta. Un tè verde alla menta. Alla menta verde, un tè verde alla menta. Bellissimo, pensavo che ci fosse scritto altro, invece un tè verde alla menta. Poi il numero 3. Il numero 3 si trova qui. Troviamo un tè bianco. Sì, il tè bianco al bergamotto aromatizzato ai fiori d'arancia. È un tè che si chiama Anastasia. Ha dedicato molti tè alla famiglia reale, dagli zar. Fantastico. Questo l'avevo letto nel sito, forse l'ho messo nella presentazione. E avevo detto soltanto degli zar principali, però ha compreso un bel po'. Allora, il numero 4 è qui. E Be Cool. Vediamo un po', leggiamo un po'. Allora, è un mélange di piante, menta in polvere, liquirizia e mela. Fantastico, questo mi piacerà un sacco, perché adoro la mela. Il 5 si trova qui in fondo. Wow, già mi piace il colore. Allora, è un tè nero del mattino con Ceylon della Cina. Beh, fantastico. Cioè, ho scelto bene, ho scelto proprio il calendario dell'avvento per poter assaggiare quante più varietà di questi tè, di questa azienda. Il numero 6 è questo, vediamo. Mamma, questo non si apre, non voglio romperlo del tutto. Wow, che cos'è? No. Wow. E sì, perché loro il 6 festeggiano il loro Santa Claus. Ma è fantastico! Un barattolo di tè. Ma qual è? Anastasia, che abbiamo trovato prima. Abbiamo trovato questo. E infatti è simile. Vediamo se è proprio questa varietà. Sì, sì, il tè al bergamotto, limone, sì, sì, aromatizzato con fiori d'arancia. Sì, uguale alla bustina che abbiamo trovato, ma è fantastico. Io volevo aprirlo, però non voglio rovinare l'aroma. Comunque ci sono praticamente proprio i semi, che bello. Infatti questo calendario profuma un sacco, è veramente gradevole. Il numero 7 è il mio giorno fortunato, no, il mio numero fortunato, diciamo. E troviamo, allora, io non lo sapevo, è un tè bianco Alain Ducasse, un famoso chef francese, sicuramente in collaborazione, che ha creato un tè bianco aromatizzato alle fragole e rosa, e questo deve essere veramente molto interessante. 8, l'8 il giorno dell'Immacolata, cosa si trova? Wow! Sweet Love, un mélange aromatico al tè nero con polvere di rosa, guaranà e spezie. È fantastico, mi sta piacendo già tanto, mamma mia, sono molto emozionata. Il 9 si trova qui, in realtà l'avevo spostato sbagliato. Ed è, mamma mia, che bello, acqua rosa, un mélange aromatico di hibiscus, bacche nere, frutti di pianta, frutti di bosco forse. Bellissimo. Il numero 10, ci spostiamo da questo lato e troviamo L'Eber Imperial, un mélange aromatizzato di tè verde, arancia, cannella e spezie. Il numero 11 qui in fondo. Ah, quello più famoso, il Bouquet de Fleur numero 108. Un tè nero aromatizzato agli agrumi e fiori, il bouquet, quello dove vi ho parlato, che ho già acquistato ed è una meraviglia.
Allora, il numero 12 è una casella diversa dalle altre, come strutturata, diciamo in verticale. Vediamo che cosa si trova. No, questo è il famoso cucchiaino per vedere, cioè il tè in che grado si trova, tipo i sommelier dove assaggiano il vino. Qui praticamente troviamo la consistenza, l'aroma, il profumo giusto dell'aroma del tè. Quando in pratica si fa la prova, si fanno sempre delle prove come il vino prima di imbottigliarlo e metterlo in commercio, fanno delle prove di tè. Anche qui fanno praticamente delle prove per vedere se l'aroma del tè è giusto, e questo è proprio è fantastico. 13, il giorno del mio onomastico. Cosa troverò nel mio onomastico? Allora, Boost, melange aromatizzato di matete verde e spezie. Il matè io non l'ho mai assaggiato, so che è un tè tipico dell'America Latina, non l'ho mai assaggiato e sono veramente molto curiosa. Il 14 si trova qui nel mezzo, però sulla cima, vediamo, trovo. Quattro frutti rossi, tenero aromatizzato ai frutti rossi. Buono, mi gusta. Il 15 si trova qui. Ed è un tropical white, un tè bianco al sapore di mango e frutti della passione. Buonissimo, non vedo l'ora. Il numero 16, tutt'altra posizione, si trova qui. Ed è un tè verde. Tè verde al jasmine, un tè verde profumato al jasmine. Numero 17, il giorno del mio matrimonio, cosa troverò? Allora, San Pietroburgo, un tè nero al bergamotto aromatizzato con i frutti rossi e caramello. Cioè, qui non c'è bisogno nemmeno di zucchero, ma tutti questi tè non c'è bisogno di zucchero, nemmeno miele, solo o limone o proprio qualche goccia perché ci sei abituato ad assaggiarli, oppure proprio il latte, perché questi tè a quanto pare sono proprio fatti per accompagnarli con qualche goccia di latte. Fantastico. Il 18, che è una casella grande, vedete, è proprio grande. Vediamo un po'. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh no, ma cos'è? Ma cos'è? No! Mo' vabbè, devo subito, subito vederla. Proprio della Cosmétie, è praticamente un dosatore. È un dosatore di tè proprio sicuramente per questo. No, vabbè, è fantastico. Li posseggo per carità, però riceverne uno della Cosmétie è veramente entusiasmante. Comunque ci stiamo avvicinando al Natale, forse per questo che si trovano dei tè, cioè anche gli oggetti dei tè belli preziosi. Andiamo con il numero 19, che non sto trovando. Ah, eccolo perché non lo trovavo, perché era coperto dal marchio tutto dorato. Vediamo cosa troviamo. È un tè verde alla rosa. Ah, oh, fantastico. Il numero 20 qui su, vediamo e troviamo un Early Grey, quello lì che ho assaggiato io al bergamotto. Buonissimo, questo me lo ricordo proprio. Cioè, io, nonostante siano passati 2 anni dalla mia permanenza lì a Parigi, dal mio viaggio a Parigi, io ancora lo ricordo che era veramente molto accentuato. Il 21 si trova qui in fondo e vediamo cosa c'è. Che carino! È un tè verde, gingerbread citron, quindi pan di zenzero aromatizzato al limone. Sì, proprio pan di zenzero e limone. Il 22 si trova qui, troviamo, che bel colore autunnale.
Un'acqua esotica, un mélange di ibisco aromatizzato alla mela e frutti esotici, quindi sarà veramente meraviglioso. Certo che ne ha inventato veramente tante, la Guzmi, ne ha fatte veramente tante. Il 23, giorno della vigilia di Natale, cosa troveremo? È un tè chai. Praticamente un cashmere chai, un tè nero aromatizzato e con le spezie, però un tè chai della varietà chai, che bello, 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 bello. Ora il 24 che si trova qui in fondo, cosa troveremo? No, vabbè, un altro di questi meravigliosi e che non riesco nemmeno a prenderlo. Oh mamma, che la Zavena, la nuova profumazione che vi ho fatto, che vi ho mostrato, un'edizione limitata del Natale. È un tè aromatizzato con le spezie natalizie, i frutti rossi, è fantastico, proprio gli aromi del Natale, insomma, ed è buonissimo, non c'è bisogno di zucchero, come sempre, ripeto, sono fatti proprio per chi esegue un'alimentazione povera di zuccheri, insomma, adatta alla mia. Questo è tutto quello che si trova in questo bellissimo calendario dell'avvento. Lo desideravo tanto assaggiare i prodotti della Cusmiti, tanti altri prodotti. Ho avuto pure dei gadget veramente meravigliosi. Anzi, scrivetemi nei commenti se è la cosa giusta, perché io avevo letto che il tè veniva assaggiato anche tramite questi oggettini qui, come si fa con il vino, quindi correggetemi se ho sbagliato. Grazie nel seguirmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!